Davvero molto confortante vedere tanti ragazzi e tante ragazze, amministratori giovani che credono nel futuro delle loro comunità, nel futuro dell'Europa, riuniti qui a Como. Abbiamo firmato un protocollo con tutte le ANCI regionali del Nord Italia, creiamo un network per partecipare in modo attivo e proattivo alla strategia, alla macro strategia regionale alpina, EUSALP. Fino al 31 dicembre 2019 la Lombardia sarà la regione capofila, ma noi anche dal Piemonte crediamo che in quella strategia la nostra regione, il nostro territorio, quel 50% di territorio montano che è piemontese possa dare un contributo molto significativo. Collochiamo la firma di questo importante protocollo tra le ANCI dell'Italia settentrionale all'interno di un fine settimana che ha visto convergere qui a Como in Lombardia amministratori giovani provenienti dalle regioni appunto dell'EUSALP e hanno fatto un esercizio concreto di cercare di declinare su dei temi come sono quelli legati alle tematiche ambientali, che non deve diventare una moda ma deve diventare appunto un momento di presa di coscienza delle amministrazioni. Dicevo, cercare di sviluppare progettualità, quindi attivando processi di confronto reale e concreto. Questo è lo stesso obiettivo che ANCI si dà con questo protocollo, cercare di far sì che le progettualità di ogni singola realtà rispetto alla sfida di come migliorare l'arco alpino, farlo diventare un'occasione di crescita e non di ostacolo allo sviluppo, uno sviluppo ovviamente sostenibile e corretto, che è infine l'obiettivo che dobbiamo avere come amministrazioni pubbliche. Questo progetto nasce dall'esigenza dei cittadini e degli amministratori locali di percepire una maggiore concretezza sui progetti europei. Fino adesso, diciamo che se voi intervistate i cittadini, non trovate in loro una consapevolezza dei risultati dei progetti europei. A nostro modo di vedere, questo dipende anche dalla carenza della partecipazione delle amministrazioni locali, delle autonomie locali. Ci sono le imprese, ci sono i centri di ricerca, ci sono le università, ma non basta, ci dobbiamo essere anche noi perché le comunità locali, le amministrazioni locali sono quelle che custodiscono la comunità e ne raccolgono e devono soddisfarne i bisogni. Per questo abbiamo dato vita a questo progetto, a questa idea, che non è niente di geniale, è semplicemente una cosa che forse avremmo dovuto fare prima e che però facciamo adesso e cerchiamo di farla con grande impegno. È stata un'esperienza positiva perché ha dimostrato due cose. Uno, che la prima, che per quanto riguarda EUSALP è importante coinvolgere le amministrazioni locali perché sono il vero attore presente sul territorio e da cui può venire un impulso in termini di idee, di elaborazioni, di stimoli. Il secondo, che è importante coinvolgere i giovani in un modo attivo e continuato. Noi abbiamo pensato questa iniziativa, così come la prossima con i giovani amministratori, per dare sostanza ad un'idea, che il futuro è nelle mani delle giovani generazioni e che da loro possono venirci idee concrete. Questo è stato l'obiettivo e mi sembra ampiamente raggiunto. In questi due giorni ci siamo divisi su diversi tavoli di lavoro che hanno affrontato diverse tematiche, l'economia verde, i trasporti sostenibili. Io personalmente ho scelto di partecipare al tavolo di lavoro sui trasporti sostenibili. Abbiamo elaborato un progetto che potrebbe essere replicabile su tutto il territorio di EUSALP. Abbiamo di fatto giocato a scrivere un progetto per l'Europa. È stato un momento molto interessante di confronto, soprattutto con amministratori di altre realtà del Nord Italia, e sono venuti fuori tanti problemi che però sono comuni da tutte le parti.